Casting on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regress. I've become a little stronger now. A little stronger. Degli Spartani. Esatto. Oggi la partita è finita 2-1. È stato oggi un totale disastro. Il fatto è che comunque già questa è la quinta partita, la quarta partita, la quarta giornata. La quinta, diciamo. E tutte e cinque partite che siamo sette contate in un torneo che va da ottobre, novembre a giugno non è possibile. In realtà quanti sareste? Noi siamo 10-11 addirittura. Abbiamo tre portieri e ogni volta ci ritroviamo sempre all'ultimo minuto a chiamare qualcuno e giocate sempre gli stessi? Sì, siamo 10. Quindi insomma questo è un po' un rimprovero in realtà. Sì, esatto, ma già è una cosa che io ho detto nello spogliatoio, speriamo, alla fine siamo comunque sempre la quinta giornata, quindi vedremo. Invece per quanto riguarda la partita di oggi, secondo te come avete giocato? Malissimo, abbiamo fatto un 20 tiri in porta e non abbiamo preso mai lo specchio della porta, quindi senza gioco, senza nulla, non si vede nessuna parte. Secondo te comunque la tua squadra ce l'ha le qualità per combattere? Sì, siamo tutti ragazzi che giocano a calcio da un bel po' di tempo, chi più chi meno, quindi penso che comunque potremmo dire la nostra. Va bene, ok. Grazie, ciao.
Ed eccoci ora qui con i Sinisa, parlerà Giulio. Hanno deciso di presentarsi tutti quanti insieme. Dici, secondo te com'è andata la partita? Allora, la partita è stata sofferta al primo minuto. Abbiamo lottato soprattutto per un nostro componente che oggi non c'è. Dedichiamo naturalmente la vittoria al capitano. Grande capitano! Grande capitano! Per quando è che torna? Non si sa, purtroppo lavora. Latitante, diciamo il latitante, sì. Quindi niente, dedichiamo la vittoria a lui e agli altri componenti della squadra che non sono più a giro. Secondo te comunque avresti potuto fare qualcosa in più? Naturalmente, potevamo fare qualcosa in più, abbiamo sofferto, però va bene, anche queste vittorie ci stanno, quindi è giusto così. Che cosa avete sbagliato? Fare giocare Calantropio. Però ci rifaremo. No, abbiamo sbagliato qualche passaggio in più rispetto alle scorse partite, però va bene. No, Vito, che fa Siete soddisfatti? Detto l'appunto. Per le prossime partite sempre Giulia, perché quello la porta sfiga. Poi la taggate nel video, Va bene, ok. Allora, grazie mille ragazzi e alla prossima. Ciao. Siamo qui con Bruno degli Orizzonte Italia. Oggi la partita diciamo che non è andata benissimo. Avete perso 4-1. Abbiamo avuto un momento di appanno proprio nel momento dei primi 10 minuti del secondo tempo. Purtroppo abbiamo pagato a gara, anche se comunque loro erano superiori. Secondo te che cosa dovevano fare in più i tuoi compagni che comunque stavano giocando in campo? Una questione di concentrazione, che purtroppo abbiamo perso, infatti come dicevo prima, i primi 10 minuti, e purtroppo è andata così. Sì, ma secondo te dovevano fare, hanno peccato nella difesa, nell'attacco dovevano fare qualche azione in più, passaggio in più? Dovevamo fare qualche azione in più, sicuramente. Magari non abbiamo tirato più di tanto, però purtroppo è andata così. Pensavo magari di avere una reazione nel secondo tempo, magari, ma è andata in questo modo. Rispetto alle altre partite, secondo te avete giocato peggio? No, abbiamo giocato meglio. Infatti dobbiamo curare qualche piccolo dettaglio e sicuramente io ci credo per la prossima partita magari sia la volta buona. Va bene, ok. Allora grazie mille Bruno e alla prossima. Grazie.
Ed eccoci ora qui con Gianluca degli AC Ci Siamo Messi. Invece per voi la partita è andata benissimo. Sì, si è conclusa 4-1. Abbiamo fatto una buona partita sul piano difensivo e offensivo. La squadra avversaria era una buona squadra, ma con sacrificio e impegno abbiamo portato a casa questi 3 punti. A quanto ho capito tu sei nuovo della squadra. Sì, sono arrivato quest'anno. Come ti stai trovando? Ci sto trovando bene, già conoscevi i ragazzi, avevamo affrontato il paleo universitario insieme. Di che facoltà sei? Ingegneria. Non ti piacciono gli ingegneri? E comunque se mi trovo bene, i ragazzi li conosco da tanto, siamo amici, mi hanno chiesto di partecipare quest'anno e voglio dare il mio contributo. Secondo te che caratteristiche ha la tua squadra? Quali sono i pregi? No, siamo molti, molto tecnici, ci difendiamo bene, secondo me la cosa più importante che fa mezza squadra, abbiamo un buon portiere, che anche quando facciamo delle distrazioni ci copre sempre bene, salva la porta. Va bene, ok, allora grazie mille. Grazie a te. E alla prossima. Alla prossima. Ciao.